Ehi là, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, niente, oggi un video un po' differente. Non vedrete dei soggetti o dei cartellini o niente. Oggi faccio vedere la mia prevenzione, ragazzi. Eccola qua. Le gabbie devono essere sempre pulite. Disinfettare le gabbie. Come lo faccio io? Molto semplice. Prima di tutto bagno un po' le gabbie con della semplice acqua, così si ammorbidiscono, ok? E poi spruzzo la candeggina, ragazzi. Poi li lascio per una mezz'oretta, più o meno. Poi di nuovo con l'acqua normale levo il massimo della candeggina. Ah, un piccolo consiglio, ragazzi. Mettete dei vestiti vecchi, perché non so se posso farvi vedere, la candeggina verrà sui vestiti sicuramente, senza che ve l'aspettate, e poi vabbè, rimangono le macchie. Dunque meglio usare dei vestiti vecchi che potete riutilizzare la prossima volta per pulire. Poi dicevo, levo il massimo della candeggina, una spugnetta dappertutto, ragazzi, all'interno, vedete? Come vedete qui ero intento, occupato. Poi ho pensato a voi, ho detto: ma perché non condivido questo video con voi? Così vi faccio vedere come faccio io. Come vi ho detto, ragazzi, questa è la vera prevenzione. Non esiste prevenire con degli antibiotici o cose varie. So che non è facile, c'è gente che non c'ha tempo. Ma è l'unico modo, perché i volatili sono fatti per volare, come ben sapete. Ovviamente noi parliamo di volatili nati in gabbia, è un po' diversa la cosa, ma il suo organismo è fatto per vivere in un ambiente sterile, ok? Pulito al massimo. Questo lo possiamo fare disinfettando ogni volta, uccidendo i batteri. Pulire le gabbie a fondo. Ogni volta io ho delle gabbie in più extra, perché metto quelle già pulite e le ricambio, per esempio, ogni volta che ho tempo. Questo è obbligatorio, ragazzi. Se non avete tempo di fare questo, vi consiglio di non esagerare con i soggetti. Allevate in base al tempo che avete e in base a quello che potete fare. Ok, ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Io continuo il mio lavoro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e tutto. Mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!